Innanzitutto Omicron provoca long Covid meno di Delta e soprattutto i pazienti vaccinati sono molto più protetti dal long Covid rispetto ai non vaccinati. Moltissimi bambini chiaramente si sono infettati del tutto recentemente con Omicron e quindi moltissimi bambini hanno avuto questa sintomatologia. Però effettivamente anche gli adulti, noi abbiamo gli ambulatori che sono pieni di adulti che hanno una sintomatologia forse più grave rispetto a quella dei bambini. Così il dottor Francesco Ricci, responsabile dell'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale della ASL Lanciano Vasto Chieti, parlando del long Covid che colpisce meno le persone vaccinate. I bambini soffrono particolarmente a causa di questa sindrome rispetto agli adulti e Omicron ha un impatto minore rispetto alla variante Delta. Secondo uno studio italiano, infatti, un bambino su quattro ne soffre. L'ondata estiva ha creato un allarme al punto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di pandemia ombra. A causa della continua evoluzione del virus si stanno verificando reinfezioni, contagi ripetuti e ogni nuova infezione potrebbe portare al long Covid. La vaccinazione rimane lo strumento più efficace per combattere la malattia e i suoi effetti secondari, evidenzia il dottor Ricci. Come si fa a capire di essere affetti dal long Covid? Ma perché dopo il Covid compaiono dei sintomi che o erano presenti in fase acuta e quindi non vanno via, tipo la stanchezza, oppure compaiono dei sintomi che non erano presenti in fase acuta e che a cui il paziente non sa dare motivazioni. Quindi si parla di solito con il medico curante che l'indirizza nei nostri ambulatori non Covid, nella nostra azienda ce ne abbiamo quattro, e quindi lì viene affrontata la problematica globalmente. È vero che ogni paziente, ogni caso a sé, ma ci sono delle linee generali per poter affrontare questo problema? Assolutamente sì, c'è un documento dell'Istituto Superiore di Sanità che affronta la problematica e che in qualche modo dà degli indirizzi a noi medici sia dal punto di vista diagnostico sia dal punto di vista terapeutico, però è chiaro che ogni caso è a sé, soprattutto bisogna stare molto attenti alla propria sintomatologia dopo aver avuto il Covid, sia se è sintomatico sia se non è sintomatico. E io credo appunto che il paziente di solito si rivolge al medico curante, il medico curante lo indirizza da noi e cerchiamo di affrontare il problema, soprattutto utilizzando un'integrazione, perché appunto il virus è un virus particolare che colpisce il sistema immunitario e che in qualche modo può dare dei problemi che persistono appunto per molto tempo.